Uno, due, tre. Benvenuti! Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. E come avete detto voi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Video per raccontarvi la mia esperienza che ho passato quel giorno. Giorno 24 marzo 2013 nel raduno che ho realizzato insieme a Xmurri a Palermo. So benissimo che questo video arriva in ultra mega ritardo e devo essere sincero, non pensavo nemmeno di farlo, ma ho deciso appunto di realizzarlo perché ho visto molti youtubers appunto che sono andati a Romix, molti youtubers appunto che hanno fatto video dei Romix, mi sono piaciuti perché ho visto che sono stati apprezzati dalla gente e io appunto ai ragazzi che erano presenti ad una avevo promesso che avrei fatto un video del genere sul mio canale, mi sembrava poco corretto non farlo appunto, ed eccomi qui a parlare di questa esperienza e a parlare di quello che abbiamo fatto, a raccontarvi quella giornata. Allora, l'evento avevamo detto che era iniziato, cioè che iniziava alle ore 16. Noi ci siamo recati lì circa alle 16, anzi alle 15:45. Abbiamo trovato già una ventina, una trentina di persone, ma abbiamo raggiunto un picco massimo di circa 150 persone, una cosa del genere. Davvero un traguardo che non mi aspettavo di ricevere ovviamente nella mia città, perché ovviamente è stato un pubblico abbastanza ristretto, perché non pretendo che appunto tutti quelli che mi seguono siano dalla mia città. Tuttavia c'era un ragazzo che era appunto un malato, che è venuto da Milano, mi ha fatto vedere, cioè io all'inizio non ci credevo, mi ha fatto vedere anche la carta d'identità ed era veramente di Milano, era sceso appunto per partecipare a raduno, quindi grande stima a lui. Che era presente tra l'altro anche nel video della Lime Shake, era con lui con la felpa bianca e il casco in testa. Comunque appena ci siamo incontrati abbiamo aspettato circa le 16:10 e dopo ci siamo seduti tutti, come state vedendo nel video, sui gradini del Teatro Massimo. Però purtroppo dopo una mezz'oretta ci hanno cacciato perché dovevano chiudere i cancelli e quindi ci siamo messi a parlare lì davanti, a fare domande, anzi voi ci avete fatto delle domande e abbiamo risposto a tutte le domande di qualsiasi genere per circa un'ora. Di RAM è un dissipatore un po' migliore di quelli che danno con gli Intel, perché quelli diventano fondo scheda video, sì, però è vecchia, è una della serie AT Radeon HD 6850, sono le sue cose 6850. Vorrei prendere una GTX 670 così, però penso che aspetto che stiano la serie 700 direttamente. Infatti per esempio i giochi di ultima generazione non riesco a giocarli per esempio ai massimi dettagli perché è troppo, sono troppo pesanti. Quando diventerai ricco magari. Esatto, quando si gioco più facile, gioco più difficile. Allora, I wanna be the guy. Gioco più facile Call of Duty Modern Warfare 2. È una fesseria finita per quel gioco, anche in veterano è una gran stronzata. Ah, è single player? Ah, ecco. Single player, di che stai parlando? Più difficile è stato Primal, un gioco della PS2, non so, nessuno lo conosce, sono sicuro. Comunque è stato un gioco che perfino ci sono stato 2 anni. Sicuramente tipo giochi manco pubblicizzati, bravo, erano delle bancarelle, tipo bravissimo. Avevo tutte le PlayStation Tarocca. Tu? Esatto. Il gioco più difficile, ve l'ho detto, con Be The Guy, veramente. Comunque anche me l'avete mandato uno in PM che ho fatto il primo salto, ho fatto. Lo vedrete penso a breve. Pieno di beep. Spoiler! Esatto. Quello più facile. Minecraft. Penso Prince of Persia, le sabbie dimenticate. Non puoi morire. Ma poi. Che gioco è quello? Non si muore. È bravo, non è si un muore. Gioco che non si muore. Perché cadi nella sabbia non ti fa niente.
No, tipo c'era una funzione che potevi fermare il tempo. Ah, oh? Infatti si chiama le sabbie del tempo. Infatti. C'era tipo una funzione che potevi rallentare, quindi tipo stavi per morire, Ritornando alla domanda che ha fatto il ragazzo, voi che cosa ne pensate della next gen, della PS4, Xbox, futura Xbox che dovrà uscire? Domanda che ci aspettavo, sai quanto? Vero, aspettavo troppo. Sta recando le cose. Sì, ogni tanto lo controllo. Allora, visto la PS4 che è stata presentata, l'Xbox ancora non si sa nulla. Sul telegiornale. La PS4... Boh, può essere bella, come può far schifo. Ovviamente dipende dai giochi, le esclusive. Se me la compro per le esclusive, perché ho il PC, gioco su PC, c'è una roba esempio, se compro un'altra console. Se proprio devo, pronto per youtuber, fare unboxing e far vedere alcuni giochi, la compro. Vi faccio vedere magari le esclusive, queste cose qui. Ma per me le console... casa a parte, cioè, solamente per le esclusive. Bravo. Cioè, io non preso per Uncharted, dice che è un maniaco. Ora. No, io invece non penso che comprerò tipo la PlayStation 4 o la Xbox 720, intanto perché 800 euro o 600 euro di... No, io sapevo che era intorno, il prezzo si aggirava sulle 400 euro. Ah, già, quindi già magari ci vogliono meno male, però vabbè, comunque sono rumor, può essere. Sì, ma non, io penso che almeno all'inizio non la comprerò, perché intanto quando escono per esempio le prime console hanno sempre problemi, un gioco, due giochi. Sì, infatti poi oltre che... la cosa mi starebbe proprio sul che compro la console e poi dopo 3 mesi fanno uscire la versione Slim. Cioè io compro la Fat per esempio per la PlayStation 3, dopo 3 mesi fanno uscire la Slim migliore, anche più capiente. Cioè la PlayStation 4 aveva 40 GB di memoria. Cioè, pochissimo. Ma sì, c'era, se non sbaglio, la 20, la 40, l'80. Aveva solamente due porte USB, forse. Ma dipende dalle versioni, solo quella da 20 aveva le porte USB. Da 20? C'era, c'era una da 20. Da 40. Ah, ok. Dopo queste domande a tappeto, nel senso che abbiamo pezzato la cam col cavalletto, abbiamo fatto domande a raffica come dei pazzi per circa un'ora, un'oretta e un quarto, abbiamo deciso dopo di prendere la cam e appunto girare per il gruppo, vagare per il gruppo con la cane, con la videocamera in mano, a appunto fare domande a tutti coloro che non avevano avuto l'occasione, magari quelli che erano più lontani dal centro del gruppo, e così via. Ci chiediamo un sacco. Che cazzo è stato? Esatto, altro in giro domanda, tu. No. Ti prendo il cavalletto. Per cui vi siete ispirati per cominciare a fare video. YouTube? Chi è qui presente? Io sono il bella presente. Zia. Bella zia. Bella zia. Che cosa ne pensi di Me La Godo e dei community channel? Io me la godo. E questa seconda raffica di domande sparata a manetta si è prolungata per un'altra mezz'oretta e dopo di ciò ci siamo dedicati alla parte autografi / fotografie, che onestamente io sì mi aspettavo di far foto, ma fare autografi no, perché poi è arrivata una persona con un foglietto, mi fa: oh, facciamoci l'autografo, anzi fammi l'autografo, e tipo dirò: oddio, autografo, ma adesso cosa devo scrivere? Ero totalmente sprovvisto perché non avevo mai fatto una cosa del genere in vita mia. E poi comunque... mi sono divertito abbastanza, è stato anche divertente perché poi io avevo lo scherzo facile un po' con tutti. Devo dire che è stata comunque una bella esperienza, davvero. Io non avevo mai provato a passare del tempo con voi, nel senso non avevo mai fatto radune. Devo dire che questa esperienza mi è davvero piaciuta, mi ha reso particolarmente felice. Spero di ripetere, anzi credo al 100% di ripetere, sia nella mia città sia in altre città d'Italia, sempre se le disponibilità ci sono. Adesso vi lascio ad alcune foto che abbiamo scattato e che mi avete passato nella pagina di Facebook. So che non ci sono tutte perché molti purtroppo non mi seguono sulla pagina di Facebook. Comunque ragazzi, come sempre, se il video è piaciuto invito a lasciare un bel mi piace, in questo modo potete farmi capire se il video vi è piaciuto innanzitutto, ma se mi supportate, se vorrete che appunto io facessi altri raduni in giro per l'Italia, ovviamente sempre con il tempo, non vi prometto niente, quindi come sempre lasciate un bel mi piace e ciao ciao. The way that you start with every word, but before we